È sempre bello dedicare un servizio a chi purtroppo non c'è più, ma è ancora più bello sapere che questa persona ha speso gran parte della sua vita per dedicarsi agli altri, ai più deboli, ai più bisognosi, ai più indifesi. Lo ha fatto sempre, usando il suo gran cuore. Sì, stiamo parlando di Don Silvio, il sacerdote protagonista di mille iniziative in difesa dei bambini, delle ragazze madri, dell'adolescenza violata. Nato ad Alba Adriatica nel 1927, Don Silvio morì 4 anni fa a Cerchiara d'Isola del Gran Sasso, dove realizzò un grande centro dedicato alla prima infanzia e per la cura di bambini abbandonati e malati. In molti hanno voluto ricordarlo per la quarta volta consecutiva presso il centro studi sociali a lui dedicato a Scerne di Pineto, nel corso di una splendida serata. A lui è stato dedicato anche un bellissimo film documentario dal titolo Qui un po' più di cuore, realizzato dal regista Simone Del Grosso. Un documentario toccante che ripercorre passo dopo passo tutte le tappe fondamentali della sua vita, sempre segnata da una infinita umanità. Sono nati grazie a Don Silvio centri antiviolenza, biblioteche, case ricovero per persone con gravi handicap, centri riabilitativi. Ammirati dal suo impegno sono andati poi molti esponenti politici nazionali per tributargli riconoscimenti. Lo ricordano così al nostro microfono Suor Caterina e Suor Pina, sempre a fianco a lui quando il suo cuore si apriva verso le persone bisognose. Suor Caterina, ci saranno sicuramente tanti bei ricordi, ma qual è quello più importante che ha lasciato Don Silvio dentro di lei? Don Silvio, io diciamo, l'ho assistito gli ultimi anni della sua vita e la cosa più bella che mi ha colpito in lui è stata l'umiltà, questo amore grande per i bambini, per le mamme e questo amore grande per tutti coloro che girano intorno all'infanzia. Infatti questo centro è stato creato appunto per specializzare questo. Lui, il suo pensiero, anche quando sentivo un bambino piangere, vai a vedere cosa ha fatto, perché piange Antonio, perché piange Cinzia, tutte queste cose. Il suo grande amore. E difatti, lui mi ha sempre detto, io voglio morire qui, vicino ai bambini. E lui li teneva in braccio, li accarezzava, cioè era un papà dolcissimo. Scerne oggi è diventata, grazie a lui, alle tante opere di beneficenza che ha regalato, una città della solidarietà. Sì, una città della solidarietà perché lui ha iniziato tutto qui insieme con Madre Ester e poi ha continuato con i bambini e con i bambini disabili, 20 anni di colonia. È stata un'esperienza bellissima perché lui l'ha sperimentato prima nella sua carne questo dolore. Che lui ha avuto problemi di salute, è stato in carrozzella quando era giovane, ha sofferto molto e per lui la sofferenza è stata sempre messa al primo posto, la sofferenza dei ragazzi, dei bambini specialmente. E quando è morto Luca, il giorno del funerale ha pianto e ha detto: Signore, perché non hai chiamato me? Oggi per la quarta volta Scerne lo ricorda, ma lo ricorda soprattutto il centro Madre Ester, che è uno dei tanti creati proprio da Don Silvio. Sì, è verissimo questo. Come diceva Suor Caterina, qui ci sono, ecco, dei centri dove i bambini veramente vengono aiutati. Quando arriva un bambino da noi capito, viene aiutato in tutti i sensi, nel senso che viene visto, se ha bisogno di terapia. Ma la cosa più importante è l'accoglienza. Prima l'accoglienza di questi bambini perché, e poi tutte le altre cose. E bisogna fare tutto quanto questo con amore proprio, stare con loro perché loro riconoscono come tu veramente ci stai con loro. Noi suore stiamo notte e giorno con loro. Abbiamo dato la vita per quest'opera come Don Silvio. Prima eravamo in cinque, eravamo una forza, siamo riusciti veramente, ma la forza è stata l'amore che ci ha uniti a tutte e cinque. Con questa forza siamo riusciti veramente a salvare tanti bambini, tanti.
Quanti bambini attualmente ci sono all'interno di questo centro? Allora, io ce n'ho 9 più 2 mamme, cioè in questo momento. Era il 1982 quando un imprenditore che volle restare anonimo incontrò Don Silvio per confidargli il desiderio di voler costruire una casa per bambini e mamme. Nacque così la Fondazione Maria Regina, poi mano a mano hanno preso via altri progetti, la Casa Madre Esther che ha ospitato oltre 600 bambini nei suoi 20 anni, il Nido del Focolare di Isola del Gran Sasso per l'accoglienza di bambini piccoli in stato di abbandono, il Centro Riabilitativo Polivalente Primavera che ad oggi ha curato migliaia di bambini con gravi disagi, tutte strutture che portano la firma di Don Silvio. Don Silvio ha combattuto con un tumore da quando era ragazzo, ha continuato a cercare nuove idee e progetti per aiutare i suoi bambini, unendo, come diceva lui, scienza e coscienza, spiritualità e psicologia, amore e preparazione, come ci conferma anche Andrea Bollini, direttore del Centro Studi Sociali, dedicato proprio a Don Silvio. Beh, ha lasciato tanto in termini fisici, di strutture, perché come abbiamo visto anche nel documentario, Don Silvio è stato un grande costruttore. Però è stato anche un grande costruttore di relazioni, di emozioni nel cuore della gente. E questa sua grande carica emotiva affettiva riusciva a trasmetterla nella semplicità anche con pochissime parole, ma dimostrando l'affetto, quello vero. E quindi ogni volta che ricordiamo Don Silvio è come se quelle emozioni si riaccendessero nuovamente per tutti coloro che l'hanno conosciuto, ma anche per quelli che, non avendolo conosciuto direttamente, lo conoscono attraverso l'opera. Forse due parole ricorderemo soprattutto di lui: non si può non amare, quello che diceva sempre. Sì, non si può non amare, e non si arrendeva mai all'idea che ci fosse qualcuno che invece non amava, perché spesso i dolori più grandi sui bambini sono stati inflitti dai genitori a volte, e lui a questa idea non riusciva ad arrendersi, non riusciva a darsi pace di questo. Ma alla base di tutto il suo impegno c'era l'amore sconfinato per i bambini, che erano al centro di tutto, e per difendere i loro diritti Don Silvio era pronto anche a combattere contro le istituzioni. Sono stati soprattutto i più piccoli ad avere nei suoi confronti una grande attrazione, una simpatia spontanea che scattava subito grazie al suo carisma, alla sua capacità di essere un grande animatore. Aveva intrapreso battaglie anche contro la regione, aveva ottenuto spesso promesse, alcune volte mantenute, altre volte disattese, ma lui non si arrendeva mai, anche quando con un soffio di voce non mancava di far conoscere il suo parere. Negli ultimi tempi non stava più bene, prima a causa del morbo di Parkinson e poi per via di un tumore. All'inizio non accettò la sua condizione, ma poi si consegnò alla malattia e nonostante tutto continuò a dirigere e gestire tutto, a prendere decisioni, perché non voleva che il male fermasse la sua attività. Beh, sicuramente l'avermi coinvolto, investito nel suo quotidiano. Noi abbiamo fatto veramente tantissimi viaggi insieme, perché gli anni in cui io sono stato vicino a Don Silvio sono stati gli anni di sviluppo un po' dell'opera, quindi abbiamo viaggiato tantissimo e in questi momenti in macchina veramente il cuore di Don Silvio si apriva. Io ho potuto partecipare anche a questa sua grandezza umana. Mi viene in mente quando siamo andati in Sicilia a sposare una nostra cara figlia, si può dire, lui ha sposato una ragazza, e questa famiglia adottiva ha fatto trovare i cavalli, e lui ci siamo così emozionate per vedere che questa ragazza, che adesso attualmente è mamma di 2 bambini, perciò una ragazza che aveva tanti problemi, l'abbiamo rivista rinascere, proprio risorgere, e questo è la nostra, diciamo, forza, no? Noi vogliamo questo dai nostri bambini, che stanno bene. La
La serata si è poi conclusa con alcune testimonianze e con tante lacrime, ma erano lacrime di emozione, di affetto e di vicinanza verso un uomo straordinario, un parroco di grande forza e sensibilità, colui che ha lottato una vita per ridare speranza a centinaia di ragazzi che lo hanno ricambiato solo di un grande e profondo affetto, quell'affetto che a 4 anni dalla sua scomparsa non può e non deve essere mai dimenticato, perché Don Silvio è stato e resterà per sempre l'angelo dei bambini.